Domani alle 20.45 allo stadio Curi di Perugia, secondo match stagionale in campionato del Pescara. Zeman deve rinunciare a Staver e Tungov, impegnati con le rispettive nazionali, agli infortunati Tommasini e Franchini, ma sta molto meglio Cangiano e non c'è nessun problema per Pierno, che ieri aveva accusato un fastidio nell'allenamento. Difesa e attacco saranno sostanzialmente gli stessi, dubbi a centrocampo per il tecnico Boemo, che poi ha indicato la chiave di lettura del match di domani. Perugia più esperto della Juventus, ma faranno fatica a tenere il nostro ritmo. Con le immagini di Diego Martelli andiamo ad ascoltare i passaggi chiave della conferenza stampa di Zeman. La prima subito considerazione su come sta la squadra, oltre alle assenze di Tungov e Staver con la nazionale, di Tommasini e di Franchini, se c'è qualche altro eventuale acciacco. No, altri non ce ne stanno, per fortuna. Poi il discorso di mancano in quattro, ma penso che la rosa è abbastanza completa per supplire. Chiaramente immagino i dubbi. Lei non li ha per la partita di domani di formazione, quelli che abbiamo noi sono a centrocampo, se ci può dire in linea di massima se preferisce più una partita con giocatori di esperienza o se non guarda queste cose, tradotto se gioca Mora o no. Io non guardo esperienze, io guardo quello che mi fanno vedere durante la settimana e poi scelgo. È normale che per me oggi cambio è a posto di Giorgi, Tuniev, mettere qualcuno. Pierno ha avuto ieri problemino, sì. Oggi si è comportato bene, ha fatto tutto l'allenamento e a posto. Ma io spero che ci rimane la voglia di fare. Noi il primo tempo con la Juve abbiamo fatto bene, a parte i gol, ma non conta tanto come comportamenti, come atteggiamento, che è una squadra che ha dimostrato che vuole fare qualche cosa sul campo. Io spero che questo ci rimane, anche se l'avversario è differente, molto più esperto rispetto alla Juve. Bisogna cercare di ogni tanto anche di adattarsi. No, io ho sempre convinzione che una squadra che vince 3-0 si accontenta. Il problema è che non bisogna cercare di accontentarsi, ma di continuare su quello che si è fatto il primo tempo. E quindi è più questione mentale che fisica. Gigi Cuppone, perché è stato presentato, diciamo, quest'estate come il jolly del reparto offensivo, però prima partita 2 gol. Per Vergani e per Tommasini ci sarà da lavorare tanto, punto interrogativo, e introduco la seconda domanda: come stanno Vergani, Tommasini e come sta Franchini? Cuppone si può dire di tutto, di più, di meno. Ha fatto doppietta, è contento lui, siamo contenti tutti noi. Io mi auguro che può continuare. È discorso che poi finisce che avremo 3 centravanti e bisogna vedere dal momento al momento in che situazione si trovano di nuovo, qualcuno fisica e qualcuno mentale. Io non vorrei che altri due si fermano perché si vedono chiusi. Io spero che saranno sempre motivati per giocarsi un posto. Gani sta meglio, anche se non è ancora a 80%, e Tommasini sta ancora facendo lavoro a parte per recuperare questo stiramento, che è più una cosa vecchia che nuova, ma sono sempre problemi di ragazzi che sono arrivati dopo. Non facendo tutta la preparazione è normale che qualche volta si accusa. Franchini oggi ha fatto qualche cosa di più, anche se anche lui aspetta i tempi di guarigione. Quindi non è convocato? No. Divido su 2 parti la domanda, chiaramente la formazione non ce la dice, però vorrei capire: dovesse giocare Mora, dovesse giocare D'Agasso o Manu, è una questione di ritmo la differenza? E come sta Cangiano, quanto può darle una mano dalla panchina? Oggi è problema di ritmo, sì, anche se l'esperienza conta e Mora ne ha tanta e penso che ci aiuterà durante il cammino. Per ora si sta allenando con
con la voglia di fare qualche cosa, di aiutare la squadra, e speriamo che ci aiuterà. Cangiano l'ultima settimana è andata molto bene, mi crea problemi.